Are they going to be able to get somebody up here? Well, of course, ma'am. We're coming up for you. Well, there's no one here yet, and the floor is completely engulfed. We're on the floor, and we can't breathe. Okay. And it's very, very, very hot. Okay. All I see is smoke. Oh, please. I'm going to die, aren't I? No. I'm going to die. Ma'am, say your prayers. And we're not going to die. We're going to think positive because you got to help each other get off the floor. I'm going to die. It's so hot. I'm burning up. Hello? Hello, ma'am? Help! Osama bin Laden is the world's most wanted terrorist. È stato un grave attentato al World Trade Center. Bin Laden's terrorist organization. Osama bin Laden. E punire i responsabili. Franco Fracassi, abbiamo appena visto i minuti iniziali del tuo film, non solo tuo, coautore era anche Giulietto Chiesa e alcuni altri giornalisti e registi. Però ecco, insomma, all'inizio di Zero, il film sull'11 settembre, questa voce straziante della donna che chiede aiuto. E ecco, poi la sua voce scompare. Sono passati 20 anni da quel momento. E, uno scherzo, quasi per uno scherzo della storia, questo ventennio cade in corrispondenza tra l'altro di questa repentino, improvviso, per alcuni versi imprevedibile abbandono degli Stati Uniti dall'Afghanistan. E quindi sembra di vedere anche un po' il crollo di quella narrazione che seguì all'11 settembre. Quindi probabilmente questo aumenta l'urgenza, la necessità di riflettere su quello che accadde realmente quel giorno. Sì, è esattamente così. Sembra assurdo, ma l'urgenza in realtà c'è sempre stata in questi 20 anni, però aumenta sicuramente adesso. Allora, quella donna ha lanciato un grido d'aiuto, è morta evidentemente, e quella donna, come altre oltre 2000, circa 3000 persone, meritano giustizia in qualche modo. Sono passati 20 anni e giustizia non è stata fatta, questa è la cosa più incredibile. Non è stata fatta, ma non perché hanno, come dire, sbagliato a condannare qualcuno, semplicemente perché non hanno nemmeno iniziato. La cosa più assurda di tutta quanta questa vicenda è che l'atto criminoso, perché di questo si tratta, più devastante della storia, cioè un atto criminoso che ha portato a 3000 morti, un delitto, è effettivamente la cosa più devastante della storia, avvenuta nel paese che si dichiara campione del diritto e anche campione del giornalismo d'inchiesta, sono passati 20 anni, e non c'è stata ancora una sola inchiesta giudiziaria sull'11 settembre, non c'è stato nessun processo, non è stato mai condannato nessuno, non c'è stata nessuna inchiesta giornalistica seria da parte dei grandi giornalisti che ci sono negli Stati Uniti, i grandi giornalisti d'inchiesta che fanno tante inchieste e non hanno fatto l'unica inchiesta che avrebbero dovuto fare tutti. E questa è la cosa assurda, cioè ufficialmente c'è il nulla. E quindi quel grido della donna è caduto invano. E dopo 20 anni il ritiro dall'Afghanistan in questa maniera, con peraltro un pastrocchio, l'accordo con i talebani, che insomma si è data non solo legittimità ai talebani, ma alla fine dopo 20 anni di guerra per cacciarli, sono in base a un accordo e una transizione pacifica, l'Afghanistan è stato riconsegnato a loro, come se nulla fosse accaduto. Ecco, sicuramente una parte di quel che è stato, o quantomeno quel che è stato, almeno all'epoca nell'era Bush, è stata spazzata via, ma solamente una parte. Guantanamo sta ancora lì e tutto quanto il resto sta ancora lì. E questa è la cosa assurda. Torniamo un attimo agli anni subito successivi all'11 settembre. Tu e pochi altri giornalisti in Italia avete iniziato a porvi delle domande su quel che era realmente accaduto. Ecco, vorrei chiederti intanto questo. Tu, quando è che hai cominciato a realizzare che effettivamente c'era qualcosa in quella narrazione che non che contrastava fortemente col buon senso e con la logica, e che era quindi necessario indagare e andare più a fondo? Allora, io fui la persona, l'11 settembre 2001 lavoravo per un'agenzia di stampa che si chiama Associated Press, per l'edizione italiana dell'Associated Press.
Quindi fui la persona in Italia a dare la notizia l'11 settembre, cioè fui il primo a dare questa notizia. E per questo motivo mi assegnarono all'epoca per l'agenzia di stampa di seguire le indagini. E io iniziai a seguire le indagini che terminarono dopo due giorni, questa è la cosa clamorosa, cioè dopo due giorni le indagini erano state fatte. E io quando vedo che vengono, dopo due giorni vengono fatte le indagini, viene scoperto tutto quando... noi lo sappiamo per esperienza quanto sia complicato, magari un semplice delitto dopo 30 anni ancora non si sa chi è stato, perché invece una cosa del genere dopo due giorni si sa tutto, è evidente che c'è qualcosa che non torna. Quindi il 13 settembre del 2001 mi sono reso conto che c'era qualcosa che non tornava, e lì ho iniziato prima in maniera molto così, diciamo, personale e non sistematica a indagare, visto che comunque avrei dovuto farlo per l'agenzia, e poi quando mi sono licenziato in poi, mi sono licenziato proprio per poter fare quel film e poter fare quell'inchiesta. Buongiorno Thomas Torelli, vogliamo parlare con te di questo film che è stato uno dei pochissimi film realizzati al mondo così dettagliati, così approfonditi sull'11 settembre, Zero. Un film realizzato da Giulietto Chiesa, Franco Fracassi, di cui tu ti sei occupato invece della produzione. E intanto, ecco, volevo chiederti qual è stata la genesi di questo film. È stato uno dei film più complessi che ho mai realizzato nella mia vita, sia per l'aspetto economico e sia per l'aspetto organizzativo in generale, perché comunque quando poi ci sono pochi budget devi mettere insieme comunque una squadra grossa e comprare le immagini di repertorio, perché poi comunque abbiamo fatto un grosso investimento nel cercare di acquistare le immagini in modo tale che poi potessimo anche venderlo alle TV, non tanto per la vendita quanto per l'idea di riuscire ad andare nella scatola magica che comunque raggiunge più facilmente milioni di persone, anche perché ricordiamo che nel 2007 quando è uscito il film internet non era potente come oggi, quindi riuscire ad andare in televisione era un modo veramente importante per far conoscere questi concetti e questa storia. Che cosa ha colpito veramente il Pentagono? Cosa lo ha colpito? Dov'è? Cosa sta succedendo? Il generale Arnold, quel mattino, subito dopo il presunto impatto, ordinò ad uno dei suoi piloti di caccia di sorvolare il Pentagono e di riferire tutto ciò che avesse visto. Il generale Larry Arnold all'epoca era il comandante dell'aviazione presso il NORAD, il comando per la difesa aerospaziale nordamericano per il territorio continentale statunitense. Il pilota riferì al generale che non c'erano prove, nessuna prova dell'impatto di un aereo sul Pentagono. Assurdo per assurdo, c'è anche l'altezza a cui volava questo aereo, che ha continuato a ridisegnare le varianti del terreno a 6 metri dal suolo per 1 chilometro, scavalcando una collina, poi c'era un raccordo stradale e poi è arrivato finalmente di fronte senza fare altre virate, perché ormai c'era, non aveva più spazio. Hanno detto che il volo 77 andava a 530 miglia orarie e 460 nodi, ma è una velocità impossibile, non poteva andare tanto veloce a bassa quota. Ad alta quota si può andare a quella velocità, ma non a 6 metri dal suolo, perché l'aria è troppo densa. In Italia fu preso da Mario Sesti per la sezione extra della Festa del Cinema di Roma e fu un successo clamoroso. Ci raccontarono che fu il film che vendette più biglietti velocemente della storia del festival, cioè tipo in 4 ore c'è stato il sold out in una sala da 700 persone. Fu una bellissima serata, una bellissima proiezione. E dall'inizio in qualche modo il tour al cinema del film. In realtà poi il film
ha venduto in parecchi posti nel mondo, per esempio in Russia fu visto in un colpo solo da diversi milioni di persone, però purtroppo in Italia nessuna TV l'ha acquistato, ma questo a distanza di molti anni neanche, diciamo che non mi meraviglia neanche tanto purtroppo. Zero è frutto di un'inchiesta lunghissima, almeno per quanto mi riguarda è durata 6 anni quell'inchiesta per fare quel film, e di cui 3 a tempo pieno, e a tempo pieno intendo che non facevo altro, io e le altre persone, Thomas Torelli, eravamo in tanti, e abbiamo girato veramente mezzo mondo, abbiamo intervistato tantissima gente, la maggior parte dei quali non figurano nel film, però l'abbiamo fatto, abbiamo raccolto e letto una quantità di documenti spropositata, trovato immagini totalmente inedite. È un lavoro gigantesco, è un lavoro del genere che sarebbe stato enorme per la magistratura americana con l'FBI dietro. Immaginate per un gruppo di italiani sfigatissimi con pochi soldi che devono fare questo lavoro, non sono manco statunitensi e non hanno nessun potere, diciamo, giurisdizionale, insomma, inquisitorio. Quindi è stato un lavoro enorme, gigantesco, difficile, lungo, sfinente in qualche modo, che poi però è continuato negli anni successivi, insomma, in qualche modo, anche perché poi ho fatto il sequel di Zero, One, l'inchiesta su Al-Qaeda, ho fatto un libro che esce anche adesso, che si chiama Burning Down 9-11, su come è stato organizzato l'11 settembre. Io ho continuato a indagare, perché è un'indagine talmente, è un evento talmente grande, enorme, che secondo me se si continua a indagare oggi si vanno a scoprire cose nuove. A proposito della ricerca che avete fatto, devo dire che una delle interviste che mi colpisce sempre di più in quel documentario è quella che avete fatto all'usciere delle due torri, che racconta di aver sentito delle esplosioni prima che ci fosse lo schianto con gli aerei. Magari potremmo sentire, vedere uno spezzone del film riguardo proprio a quell'intervista lì e poi commentare insieme. Ho lavorato lì per 20 anni come custode. Mi occupavo delle pulizie dei piani. L'edificio aveva 6 livelli interrati. Le compagnie che eseguivano le pulizie del World Trade Center si trovavano a livello B1. Mentre ero lì alle 8.46, abbiamo sentito un'esplosione talmente forte che ci ha sollevati da terra. Stavo ancora cercando di capire cos'era successo quando, 6 secondi dopo, abbiamo sentito un forte impatto in alto. Due eventi distinti, dunque. In quel momento ho detto, oh mio Dio, e un tizio è arrivato correndo nella stanza. Aveva le mani protese in avanti, così, e le braccia completamente spellate, con la pelle che gli penzolava dalle punte delle dita, come un guanto strappato. Pensavo che fosse un tessuto. Quando stavo per dirgli qualcosa, l'ho visto bene in faccia e ho notato che gli mancavano dei pezzi di viso. Quel giorno William Rodriguez aveva l'unico passepartout. Con quella chiave ha cominciato a salire aprendo tutte le porte per permettere ai pompieri di entrare. E lui da solo ha tratto in salvo qualcosa come 15 o 20 persone. Ho cominciato ad aprire le porte delle scale per permettere alla gente di scappare. Willie è diventato un eroe ed è stato invitato alla Casa Bianca. Abbiamo una foto in cui George Bush rende onore a Willie Rodriguez per il suo eroismo. Abbiamo sentito boom, 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 varie esplosioni. Ho chiesto ai pompieri cosa fossero quelle esplosioni e loro mi hanno risposto: forse sono le bombole di gas delle cucine. No! No! I fornelli erano tutti elettrici, dunque non aveva alcun senso. Sento un scoppio forte. Un scoppio che non ho mai sentito in tutta la mia vita. Un scoppio forte. Ho sentito fortissime esplosioni a livello della strada. Un vero mistero. Quelle esplosioni sembravano provenire dal piano terreno piuttosto che dai piani superiori. Non ho il benché minimo dubbio sul fatto che quegli edifici, secondo le leggi della fisica, non avrebbero mai potuto crollare se non con l'aiuto di una bomba. Willie ha fatto qualcosa di veramente clamoroso, accusando di omicidio il presidente Bush, che lo aveva celebrato come eroe nazionale, e citandolo in giudizio insieme al vicepresidente Cheney e a Bush padre.
E Willy non lo fa certo per guadagnarci qualcosa, perché anzi questa storia gli è costata tutto ciò che aveva. Ha perso la casa, ha perso il lavoro. Oggi il suo unico obiettivo è scoprire la verità. Okay, abbiamo visto appunto questo usciere che era addirittura stato premiato dalla presidenza Bush per i suoi atti di eroismo, per aver salvato diverse vite umane, però poi ecco invece la sua testimonianza, che appunto diceva di aver sentito delle forti esplosioni e di aver visto delle persone ferite ancora prima che ci fosse lo schianto degli aerei, non fu in realtà presa in considerazione poi nella stesura del rapporto ufficiale. No, non fu presa in considerazione, fu del tutto ignorata, cioè la sua testimonianza fu fatta a porte chiuse e lui venne non solo ignorato, ma venne a quel punto emarginato. La medaglia d'oro, un medagliato al presidente degli Stati Uniti per eroismo, è diventato un paria della società, e così come tutti quanti gli altri. Cioè, l'11 settembre è stato tante cose, una di queste cose è stata un cambio di livello, un innalzamento di livello dell'arroganza del potere e della coscienza da parte del potere di poter sottomettere tutti gli altri. La cosa che a noi ci ha stupito è che quando andavamo a intervistare queste persone, loro ci dicevano: ma queste cose voi non le avete raccontate a nessuno. In realtà loro ci dicevano: ma noi le raccontiamo a tutti, il problema è che nessuno ce le chiede. Quindi i fatti in realtà, se si vuole, esistono, ci sono persone che raccontano la loro versione dei fatti. Rodriguez c'ha una storia incredibile, perché lui prima ha preso una medaglia d'oro perché ha salvato centinaia di persone. Poi quando ha cominciato a dire: guardate che le esplosioni sono iniziate prima che l'aereo colpisse il grattacielo, il World Trade Center, e allora lì è stato messo da parte. Prima un eroe e poi è stato emarginato, semplicemente perché ha raccontato la sua versione dei fatti, che in realtà coincide con tutta una serie di altri racconti, perché anche i vigili che hanno salvato centinaia di persone hanno raccontato che dentro c'erano delle esplosioni. E queste esplosioni che cosa sono? La versione ufficiale non ce lo sa raccontare. Secondo la versione ufficiale, a un certo punto l'acciaio delle torri, quello strutturale, ha ceduto. Non aveva più l'intensità di struttura che aveva all'inizio. Vium! E tutto questo a causa del calore, un calore immenso. E qui c'è qualcosa che suona strano. Soprattutto perché a un certo punto abbiamo saputo che qualcuno è riuscito a scendere dall'alto della torre, di questa torre, attraversando il punto di maggior violenza per quanto riguarda il fuoco, ed è giunto fino in fondo. Come si è riuscito? Non lo so, quando ho guardato giù non ho visto fiamme. Ho pensato che la cosa migliore da fare fosse tentare di spingerci il più avanti possibile, fino a quando non avessimo incontrato l'incendio. Quando abbiamo raggiunto il 78° piano, le pareti erano ancora integre, anche se attraversate da crepe, e c'erano fiamme che lambivano l'altro lato del muro. Non era certo un inferno di fuoco, anzi, mi è sembrato che le fiamme all'interno fossero a corto di ossigeno. Abbiamo continuato a scendere e quando siamo arrivati al 74° piano era tutto normale, le luci erano accese e dal basso giungeva aria pulita. E chi non si sottometteva veniva annichilito. Veniva annichilito perché in alcuni casi ci sono state anche delle persone uccise che stavano indagando, oppure veniva emarginato dalla società, perdeva il lavoro, veniva deriso oppure non è nel migliore, in alcuni casi io la vedo anche come il peggiore dei casi, gli veniva affibbiato un'etichetta, l'etichetta di complottista. Allora io su questa cosa, perché visto che, se posso, vorrei dire due parole, perché è una parola che viene usata comunemente oramai, specialmente da chi ne viene accusato, cioè gente che si autodefinisce complottista, e io trovo assurdo perché vuol dire esattamente giocare il terreno del nemico. Il termine complottista è un termine che non esisteva nel vocabolario italiano prima del 2001, andate a vedere i vocabolari, non c'era. È un termine creato appositamente nel 2001, oppure conosciuto la persona che l'ha creato e mi ha spiegato perché l'ha creato e come. È stato creato appositamente nel 2001 come unico scopo di eliminare
qualsiasi voce di dissenso riguardo l'11 settembre. Questo è lo scopo del termine complottista, e l'uso di quel termine vuol dire perpetrare quel tipo di politica, in qualsiasi modo la si usa, pensando che sia sbagliato, citandolo come dice, ah, ma io ci danno dei complottisti ma non lo siamo. No, non esistono, cioè molto semplicemente è un termine che non esiste, e i complottisti non esistono. Ci sono i buoni giornalisti e i cattivi giornalisti, e l'11 settembre ci ha consegnato tantissimo cattivo giornalismo. Questo è il punto. Ritornando alla testimonianza dell'usciere, che racconta di esplosioni prima dello schianto dei due aerei, andiamo alla versione che è quella proposta da un gruppo consistente di studiosi, di scienziati, diciamo delle costruzioni, il gruppo architetti e ingegneri per la verità sull'11 settembre, il quale asserisce che quelle cadute a cui abbiamo assistito delle due torri e poi dell'edificio 6 non potevano letteralmente avvenire secondo la dinamica descritta nel rapporto ufficiale. Ecco. Sì, allora va premesso una cosa, che noi abbiamo intervistato tra le varie persone colui che ha stilato il rapporto ufficiale dal punto di vista tecnico. E colui che ha stilato il rapporto ufficiale ci ha raccontato che quel rapporto non vale nulla, è una bufala. E ha provato a dirlo, è stato licenziato. E ci ha spiegato che per la prima volta è stato fatto una cosa che non sta né in cielo né in terra, cioè invece di cosa si è fatto e cosa si fa in questi casi, si inseriscono tutti quanti i dati e si cerca di capire in base a quei dati che cosa potrebbe essere successo, cioè se effettivamente le torri sono cadute in quel modo oppure sono cadute in qualche altro modo, ma bisogna inserire i dati. Quali sono i dati strutturali delle torri, quindi quanto la portanza, le colonne, le travi, insomma tutte queste cose qui, i piani e tutto il resto, i dati degli aerei che sono schiantati, la forza della deflagrazione, eccetera eccetera. Questi qui sono i dati. In questo caso si è agito esattamente al contrario. Cioè, si è detto, allora, noi dobbiamo dire, cioè, così è andata, non è che una mia elucubrazione, è andata così. È stato detto a chi doveva redigere quel rapporto. Noi dobbiamo affermare che le torri sono cadute per lo schianto degli aerei. Punto. Quindi, fate in modo di dimostrare questa cosa. Quindi loro hanno incominciato a inserire, hanno inserito tutti i dati. Non era possibile dimostrarlo perché le torri non sono cadute per lo schianto degli aerei, cioè era impossibile, a un certo punto si sono resi conto loro che stanno facendo il rapporto ufficiale che non potevano giustificarlo perché non era possibile. Che hanno fatto? Hanno incominciato a modificare i dati, semplicemente, cioè adattare i dati allo schianto, al crollo delle torri in questa maniera. Quindi hanno cominciato a raddoppiare, prima hanno raddoppiato il peso dell'aereo, la velocità dell'aereo, hanno triplicato il numero di carburante, la quantità di carburante portata, e continuavano a non cadere queste torri. Allora hanno incominciato a togliere le colonne alle torri, a togliere colonne portanti, a togliere travi, a diminuire l'elasticità dell'edificio, eccetera, 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 finché a un certo punto togli qua, aggiungi dall'altra parte, queste torri sono cadute per lo schianto degli aerei. Ma non so come dire, è stata una cosa di fantasia, una cosa totalmente di fantasia. Quindi questo già raccontare questo elimina tutto il resto, cioè così non si può fare. Cioè, al di là degli architetti che hanno fatto un lavoro egregio, che hanno anche spiegato come sono cadute, ma al di là di questo è proprio già solo il fatto che hanno fatto un'azione del genere, hanno ribaltato il modo per fare le indagini, vuol dire che era una bufala quello che ci hanno raccontato, già solo per questo. Potremmo proprio vedere il brano del vostro film, del tuo film, che narra, che mostra questa importante testimonianza della manipolazione dei dati sui modelli utilizzati dal rapporto ufficiale. Il National Institute of Standards and Technology, per verificare l'effettiva dinamica dei crolli e come il calore avesse agito sull'acciaio,
ha svolto numerosi test, alcuni dei quali sono stati condotti da una società di nome Underwrite Slats. Kevin Ryan, un ex dipendente della Underwriters Labs, ha messo in dubbio il rapporto del NIST pubblicamente. Una settimana dopo è stato licenziato. Abbiamo effettuato dei test su alcuni modelli in scala della struttura nell'agosto del 2004 e quei test hanno contraddetto la spiegazione ufficiale del crollo delle torri, la cosiddetta pancake theory. Secondo quella teoria, i piani delle torri erano crollati gli uni sugli altri, come una pila di frittelle, e i pilastri avevano ceduto. Ma nei nostri test i piani non crollavano. Questi test venivano effettuati all'interno di fornaci, con temperature più alte e per intervalli di tempo più lunghi, ma i piani non crollavano lo stesso. Alcuni mesi dopo, il governo ha aggiornato il rapporto ufficiale, affermando non solo che i piani non erano crollati, ma che erano stati testati alcuni campioni di materiale prelevati sul posto. E secondo quei test, le temperature risultavano molto basse. Talmente basse da non essere sufficienti neanche ad ammorbidire l'acciaio. Ciò nonostante, hanno detto che invece era successo proprio questo, che i piani erano crollati e che l'acciaio si era ammorbidito. Dunque hanno minimizzato i risultati dei test o addirittura li hanno ignorati e alla fine li hanno inseriti tutti in un computer. Grazie al computer, il NIST riesce a far tornare i conti. La vecchia Pancake Theory viene sostituita dalla Inward Bowing Theory. Secondo l'istituto, il calore avrebbe indebolito i piani, che avrebbero cominciato ad incurvarsi verso il basso. Le pareti esterne delle torri, agganciate ai piani, si sarebbero incurvate anche loro verso l'interno, fino al punto di non reggere più il peso delle strutture soprastanti. La loro teoria conclusiva è quasi interamente basata su elaborazioni al computer. E il computer non è accessibile. Non ci hanno permesso di esaminarlo. Dopo aver indagato sull'argomento per un anno e mezzo, ho scoperto che non solo hanno contraddetto i risultati dei loro stessi test, ma in più hanno anche manipolato i parametri di quei test. Hanno raddoppiato qualcosa, hanno dimezzato qualcos'altro. Ad esempio, la loro versione sostiene che il velivolo trasportava 13 tonnellate di combustibile, ma l'aviazione civile sostiene che in realtà non erano più di 6 tonnellate e mezza, la metà. L'hanno raddoppiata e hanno raddoppiato il tempo di esposizione dei pilastri al fuoco, 90 minuti, mentre sappiamo che tale esposizione è stata di 45 e 50 minuti nei due edifici. Una delle cose che particolarmente mi hanno colpito è stata quella incredibile velocità con cui le torri sono precipitate. È una velocità che ha qualche cosa di veramente innaturale. Se noi lasciassimo cadere un peso da circa 400 metri di altezza, quanto era appunto l'altezza delle due torri, il tempo di caduta di questo peso, immaginando poi che non ci fosse nemmeno la resistenza dell'aria, che in ogni modo rallenta la velocità di caduta, noi avremmo in pratica un tempo dell'ordine di circa 9 secondi. In soli 8-10 secondi la torre è crollata su se stessa. E l'impatto è avvenuto grosso modo a 2/3 dell'altezza della torre. Posto anche che la parte superiore sia collassata all'improvviso per il cedimento strutturale, anche considerato che l'impatto della parte sovrastante sia molto potente, che quindi possa in qualche modo compromettere la resistenza della struttura sottostante, in ogni modo è chiaro che la velocità di caduta di questa torre, per la resistenza che la parte ancora integra presenta, non può avvenire con questa rapidità, quasi come se sotto non ci fosse niente, perché sotto c'era come una struttura forte, resistente, che quindi doveva rallentare molto la velocità di caduta. E la cosa che a me ha colpito di questa narrazione è che l'11 settembre del 2001 è stata la prima volta nella storia che sono successe un numero incredibile di cose.
la prima volta che i caccia non si sono alzati in volo, la prima volta che si avvicina un volo al Pentagono così senza che nessuno se ne accorge, la prima volta che un edificio a Milano ha preso fuoco, un edificio qualche giorno fa, mica è crollato, ha preso fuoco, si è bruciato tutto, ma è rimasto lì. Quindi la prima volta di una serie infinita di cose nella storia, e quindi insomma sembra un po' strano. Essendo un film che poi è uscito al cinema, insomma, è stato distribuito in tutto il mondo, cercavamo di avere la liberatoria di tutte quante le immagini che noi mostravamo, tra cui le immagini di Al-Qaeda, no? Ci sono molte immagini in cui si vedono questi terroristi Al-Qaeda, che poi avete visto tutti tantissime volte, le televisioni le mostrano, no? E di questi terroristi Al-Qaeda che si addestrano, si fanno le esercitazioni varie e così via. E non so per quale motivo, perché già di per sé è assurdo andare a cercare la liberatoria, perché avremmo dovuto chiederla ad Al-Qaeda, queste, no? Quindi è già assurdo di per sé, però ci è venuto in mente questa cosa. E allora ci mettiamo alla ricerca di chi ha il copyright di queste cose, cioè ci sarà stato un soggetto che aveva questo copyright. E effettivamente lo troviamo, e questa è già una sorpresa assurda, cioè le immagini di un'organizzazione terroristica che si filma, si presume che siano immagini libere, no? Che magari siano state trovate, si diceva ogni volta che venivano trovate le cassette nel deserto, cioè delle cose, quindi figurarsi che qualcuno ha il copyright, invece qualcuno ce l'aveva, e già è assurdo di per sé. E a quel punto contattiamo questo qualcuno e prendiamo appuntamento per andare a trovare. Allora, sapete dove si trovava questo qualcuno? In Virginia. Ed è assurdo ancora di più. Cioè, c'era qualcuno negli Stati Uniti che aveva il copyright delle immagini di Al-Qaeda. Cioè, c'era evidentemente, non so, Osama Bin Laden aveva fatto un contratto, lui e Osama Bin Laden cioè, girava queste immagini e le dava. Poi lui che faceva? Girava i diritti ad Al-Qaeda, ma quindi Al-Qaeda c'aveva un conto, immagino, se c'aveva il copyright avrà avuto un conto, era facile beccarli, cioè c'avevano un conto corrente, c'era un tizio, insomma sarebbe stato tutto molto semplice. Beh, comunque andiamo in Virginia a incontrare queste persone. E ci troviamo, e arriviamo a questo edificio, mi ricordo era inverno, era sera, tutto buio, arriviamo a questo edificio alla periferia di Washington, e parcheggiamo, bussiamo alla porta di questa società e ci vengono aprire tre persone. Allora, queste tre persone, per chi è, diciamo, minimamente abituato a avere a che fare con questo tipo di persone, erano facilmente riconoscibili. Non era Bin Laden in persona, quindi? No. Erano tre americani, erano facilmente riconoscibili perché, almeno il tipo di persone che erano, perché avevano un taglio di capelli molto accentuato, no? Capelli molto corti qui, con appena appena un po' sopra la testa. Militari. Esattamente. Un portamento molto marziale. di quelli che si vedono nei film, cioè i classici Marines, sai? Insomma, con questo portamento molto marziale. Ci vengono, però erano in giacca e cravatta, ci vengono ad aprire queste tre persone, ci fanno sedere in una saletta ovale con un tavolo al centro, e ci dicono aspettate qui che adesso arriviamo. Nel frattempo qui c'è qualche brochure, così vedete se c'è qualcosa che vi interessa. E noi prendiamo, visto che stavamo lì aspettando, prendiamo queste brochure e incominciamo ad aprirle. E ci escono poi gli occhi dalle orbite. Allora, una di queste brochure raccontava di come loro, questa società, erano bravissimi nell'addestrare corpi speciali ovunque per il mondo. Un'altra addestravano a come sequestrare le persone, cioè fanno dei corsi su come si sequestrano le persone. Un'altra ancora erano dei corsi di tortura. Si insegnavano come torturare le persone. E poi c'era una serie di brochure di armi di vario tipo in vendita, erano armi, mitragliatori pesanti, anche cannoni, armi estremamente sofisticate e così via. Insomma, e poi c'erano anche altri. Cioè, noi rimaniamo stupefatti, cioè ci rendiamo conto di essere in un luogo che è sicuramente un luogo militare, sicuramente un luogo dove si dove si fa operazioni non lecite, e dove si opera per conto
di qualcun altro, perché cose del genere non è che uno mette su una cosa, cioè non è una cosa segreta, clandestina, cioè una cosa ufficiale, no? È come se fossero i famosi contractors, cioè questi qui, che i mercenari, insomma, che lavorano per il Pentagono, però non appaiono da nessuna parte. E questi mercenari, questi militari statunitensi che fanno che torturano, fanno sparire persone, fanno quello che organizzano colpi di Stato e così via, erano coloro che avevano il copyright di tutte le immagini di Al Qaeda. Incredibile. Chi c'era con te? Anche Giulietto Chiesa o Thomas Torelli in quell'occasione? No, non mi pare non ci fosse nessuno dei due, eravamo col cameraman così, ma abbiamo visto quelle cose, siamo sbiancati, ho detto dove siamo finiti. La cosa che mi fa pensare questo episodio è che evidentemente diciamo le persone che diciamo stanno dietro ai misteri intorno all'11 settembre devono essersi sentite molto sicure di poter appunto agire per certi versi anche alla luce del sole, no? Perché un racconto di questo genere non può che suggerirti questo. Sì, erano molto sicure e questo ci ha reso molto insicuri a noi. Abbiamo trovato una scusa quando sono arrivati, abbiamo detto che avevamo avuto un contrattempo, insomma, abbiamo cercato di fare di tutto per uscire da quel luogo, perché credo che avessero proprio capito male perché eravamo lì, cioè non si erano resi conto che eravamo giornalisti, forse perché ci volevano vendere delle cose che non avevano, cioè forse pensavano che eravamo, non so, dei ribelli sotto copertura di qualche paese, oppure terroristi vari, cioè, abbiamo immaginato una cosa del genere, abbiamo proprio ci siamo andati via a gambe levate. E non avete firmato poi questo famoso contratto? No, non l'abbiamo firmato, sarebbe assurdo, infatti nessuno ci ha mai chiesto ovviamente i diritti d'immagine. Mi è capitato più volte di sentirmi dire: ma come fate a contestare la versione ufficiale, se lo stesso Osama Bin Laden più di una volta è apparso sugli schermi televisivi di tutto il mondo dicendo sono stato io? Allora vi racconterò un piccolo episodio e dico subito che ve lo devo raccontare perché le immagini noi le abbiamo, ma non le possiamo mostrare perché coloro che le hanno fatte, queste immagini, ce lo hanno vietato. Io, in qualità di membro della Commissione Sicurezza e Difesa del Parlamento Europeo, sono stato invitato nell'estate del 2005 ad assistere alla proiezione di un PowerPoint organizzato dal Center for Strategic Studies di Washington. Si trattava di guardare che cosa accadrebbe in Europa se Bruxelles venisse colpita da una bomba nucleare. 50.000 morti, 100.000 feriti, la nuvola che si muove, le reazioni delle capitali occidentali, e poi a un certo punto, improvvisamente, in questo filmato, compare Osama Bin Laden, che si attribuisce l'attentato all'arma nucleare contro la sede della NATO di Bruxelles. Devo dire che i deputati presenti, me compreso, dopo questa visione non hanno neanche cominciato la discussione. C'erano lì gli esperti americani del Center for Strategic Studies di Washington. Un deputato ha chiesto la parola e ha detto: ci avete fatto vedere oggi la dimostrazione più esplicita che Osama Bin Laden può essere manipolato in ogni modo. Tutti gli Osama Bin Laden che abbiamo visto in questi anni potrebbero non essere mai esistiti. Così come non è mai esistito l'attentato all'arma nucleare contro la sede NATO di Bruxelles. Del resto non abbiamo bisogno neanche di queste immagini, non ce le fanno vedere, pazienza, ne facciamo a meno. Ma guardate voi stessi, questo è l'Osama Bin Laden del 7 settembre del 2007. Confrontatelo voi stessi con gli altri Osama Bin Laden che abbiamo visto negli anni precedenti. Vi pare possibile che con il passare del tempo Osama Bin Laden ringiovanisca? Vi pare possibile che abbia una barba più nera di allora? Vi pare possibile che il suo naso si sia allargato? Non c'è bisogno di fare molta analisi da questo punto di vista. Se ne accorge anche un bambino che si tratta di due persone diverse, ma ci sono state presentate come se fossero la stessa persona. E questa storia continua da 6 anni. Il tema dell'11 settembre caratterizzò a un certo punto in maniera anche molto forte la carriera, il percorso intellettuale di Giulietto Chiesa, no? Che per abbracciare questa causa della ricerca della verità sull'11 settembre in qualche modo, diciamo, pagò un prezzo anche molto salato, perché da giornalista in qualche modo blasonato, riconosciuto, fu in qualche modo emarginato da quel momento in poi. Però
per come l'ho conosciuto io, insomma, Giulietto non ha mai minimamente rimpianto di aver fatto una scelta del genere. Ecco, vorrei chiederti, ecco, come vedevi la sua partecipazione, il suo, diciamo, interesse sulla questione dell'11 settembre, proprio nel momento in cui probabilmente stava nascendo e maturando, cioè durante la realizzazione del film. Ma guarda, Giulietto Chiesa era una delle persone più guerriere che ho mai conosciuto. Se riteneva che una cosa fosse giusta, la portava avanti in maniera senza mai arrendersi. E io parlo tanto da Giulietto, perché comunque è di una tenacia incredibile, di una forza incredibile e di una anche serietà incredibile, sia umana che professionale. Cioè, qualsiasi cosa che sarà messa nel film comunque è stata prima controllata 100 volte. Era impossibile mettere qualcosa che era una nostra, in qualche modo, teoria. Tant'è che il film, avevamo deciso tutti quanti insieme, che non doveva porre tesi, ma porre domande, che partivano ovviamente da una spiegazione, ma noi poniamo domande su quello che è successo. Non abbiamo noi le risposte. Le risposte deve darcele qualcuno, la famosa commissione d'inchiesta che noi speriamo che un giorno si faccia. E questo, secondo me, era l'approccio giusto giornalistico. E Giulietto è quello che in qualche modo ci ha insegnato a tutti. Era un bravo, parte un grande amico, ma un faro per tutti noi, perché era in qualche modo la persona che sapevi che aveva sempre una spiegazione di un fatto della storia diversa dal comune, diversa dal mainstream. E quindi, insomma, è una grande assenza in questo momento per tutti. Zero risale al 2007, contiene sicuramente le informazioni essenziali per farsi un'idea sulle clamorose incongruenze che riguardano l'11 settembre, però il tuo lavoro è andato avanti poi negli anni, tant'è vero che in questi giorni stai pubblicando un nuovo libro, Burning Down 9/11, lo facciamo anche vedere. E che contiene appunto l'esito delle ricerche successive sull'11 settembre. Ecco, quindi intanto quali sono state, secondo te, gli elementi emersi, almeno dalla tua ricerca, più rilevanti di quelli emersi appunto negli ultimi anni, nelle ultime ricerche? Allora, dopo aver fatto Zero, io ho continuato a indagare, non ho mai smesso di indagare sull'11 settembre, ho fatto un film che è il sequel di Zero, si chiama One, dove ho inserito già in quel film un elemento importante, forse anche un elemento dirimente, decisivo, non so, la pista dei soldi, perché i soldi hanno una caratteristica che danno una certezza, cioè danno una certezza di persone coinvolte, perché quando c'è un passaggio di denaro c'è una persona che spedisce il denaro, una persona che riceve il denaro, c'è una persona che firma un assegno e un'altra persona che incassa un assegno, quindi ci sono delle persone che hanno un nome e un cognome che non possono essere, diciamo, non ci si può sbagliare, che sono delle persone certe. Quindi abbiamo ricostruito, devo dire, forse è stata la cosa più avventurosa di tutte, la ricerca della pista dei soldi. Ci abbiamo messo 6 mesi, alla fine abbiamo trovato un tipo. Avete presente i film, quegli appuntamenti, adesso arrivi in una cabina in mezzo al deserto del Texas, ti squilla il telefono, tu rispondi e ti dicono faccia altri 5 chilometri, poi c'è una tizia all'angolo di quell'incrocio che gli dice dove andare. Insomma, è stata una cosa molto avventurosa alla fine trovare una persona che ci ha consegnato questi documenti, però alla fine l'abbiamo trovata, ci abbiamo parlato e ci ha consegnato tutta la documentazione, cioè noi siamo in possesso della documentazione, cioè dei bonifici bancari e degli assegni con cui sono stati finanziati, per esempio, le lezioni di volo di lottatori, tra le varie cose. Allora, cosa dice tutto quanto questo? Ci dice che i soldi sono partiti dall'Arabia Saudita, punto. Non sono partiti, ma non dall'Arabia Saudita da Bin Laden, sono partiti dal governo dell'Arabia Saudita, cioè il governo dell'Arabia Saudita ha finanziato l'11 settembre. Secondo, questi soldi hanno attraversato l'Atlantico, sono arrivati a New York, Bank of New York, lì, essendo tanti soldi, perché sono 10 miliardi di dollari, all'epoca un procuratore che era molto attivo, aveva fatto tantissime inchieste, si chiamava Morgenthau,
il procuratore di Manhattan Sud, quello che ha a che fare con Wall Street, tanto per capirsi, bloccò questi soldi, cioè venne a sapere della cosa, questa cifra venne bloccata, congelata, al che intervenne l'allora sindaco di New York, Rudolph Giuliani, intervenne di persona dicendo dovete sbloccare questa somma di denaro. Dopodiché questi soldi a quel punto hanno riattraversato l'oceano, ma non sono andati in Medio Oriente, ma sono finiti in Italia, in una banca italiana gestita da uno svizzero nazista, dichiaratamente nazista, convertito all'Islam. E sembra una cosa, sembra un fumetto quello che sto raccontando. Questo svizzero dichiaratamente nazista, convertito all'Islam, che aveva una banca in Italia, ha gestito questa somma di denaro. Se ne è tenuta un po' per sé per finanziare varie cose naziste, diciamo, in giro per il mondo, di estrema destra, e dopodiché ha rispedito questa somma, di nuovo ha attraversato l'oceano, non è più andata a New York, ma è finita a Houston. A Houston perché? Perché a Houston c'era una enorme società che non esiste più, che è fallita, che si chiamava Enron. Era la società finanziaria dell'energia, cioè la più importante società che finanziava, non so, la costruzione di gasdotti, oleodotti, prospezioni petrolifere o di gas, cose di questo genere. I soldi riattraversano l'Atlantico, finiscono alla Enron, a una sussidiaria della Enron, e a questa sussidiaria a un certo punto viene detto a una persona, che è quello che noi abbiamo incontrato, a questa persona gli viene detto adesso tu questi soldi devi incominciare a distribuirli. E lui ha incominciato a distribuirli effettivamente. Una parte sono finiti ai talebani, era il 1996 e i soldi sono finiti per permettere ai talebani di invadere l'Afghanistan. Visto che adesso oggi si parla di Afghanistan, i talebani che noi abbiamo cacciato nel 2001 sono entrati in Afghanistan nel 2001 grazie a dei soldi usciti da una multinazionale statunitense. Chiusa parentesi. Un'altra parte dei soldi hanno incominciato a prendere rivoli perché dell'11 settembre, e questo poi racconterò nel libro Burning Down 9-11, in come è stato organizzato, era stato organizzato da tempo, e quindi questi soldi hanno incominciato a finanziare tutte quante le varie operazioni per arrivare all'11 settembre, perché è stato un attentato di estrema complessità e costosissimo. Tra le varie cose ci sono appunto gli assegni dati erogati ai dirottatori. Questa persona si è incominciata a sospettire perché lui ha incominciato a staccare assegni a strani personaggi, no? È andato a visitare questi strani personaggi perché ha detto scusa, ti sto dando, che so, 50.000 dollari per fare lezioni di volo, che non ha senso che la Enron paghi una cosa del genere, fammi vedere chi sei. E si è reso conto erano persone assurde, erano i dirottatori, al che lui ha denunciato questa cosa all'FBI. È andato a denunciare l'FBI, non l'hanno ricevuto. La testimonianza in video di questa persona c'è in One, nel sequel di Zero, dove vengono anche mostrati alcuni di questi documenti. Parlavamo del primo contatto che ho avuto con un uomo che all'epoca era noto come il dottor Kellhofer. Agiva per conto di alcune persone in Germania. Gli aiutava a investire fondi negli Stati Uniti. I fondi erano andati smarriti per un periodo. Mi hanno assunto per ritrovarli e l'ho fatto. Ma si è scoperto che 8 o 9 di quei 10 milioni di dollari erano finiti a Phoenix, in Arizona. E ci sono voluti quasi 10 anni per riportare quel denaro da Phoenix fino in Germania. Il mio coinvolgimento in quella situazione era finito nel 1996 e non avevo fatto molto caso a com'era proseguita fino al periodo subito dopo l'11 settembre, quando un'agenzia governativa mi ha chiesto di esaminare alcuni miei documenti. È stato allora che ho notato che parte di quel denaro era finito nelle mani di uno dei dirottatori in Florida. A giugno del 1996 circa, ho ricevuto una telefonata dal signor Davidoff. Mr. Davidoff. Mi ha detto che il dottor Kellhofer aveva appena mandato 10 miliardi di dollari da Cipro
alla Barclays Bank a Houston. E per molto tempo ho creduto che quel denaro fosse stato investito in altre compagnie a Houston, in particolare nella Enron. Tutto questo mi suggerisce che quando lui è venuto negli Stati Uniti, nel 1992, il dottor Kellhofer lavorava con i sauditi in quel periodo. E dopodiché in Burning Down gli racconta una storia che secondo me dà anche il senso di quello che è stato l'11 settembre, che è molto toccante. Ovvero la storia di un agente speciale dell'FBI. Questo agente speciale dell'FBI si chiamava John O'Neill. Allora, premesso, l'FBI viene a conoscenza l'11 settembre nel 1995. Cioè, ufficialmente l'FBI nel 1995 sa che ci sarebbe stato l'11 settembre. Lo viene a sapere perché erano in corso una serie di attentati al Papa. Dovunque il Papa andasse c'erano una serie di attentati, e per sventare uno di questi attentati la polizia di Manila fa irruzione in una casa e scopre questa casa i piani dell'11 settembre, e ovviamente lo comunica immediatamente agli americani, che hanno partecipato comunque a quell'operazione, però insomma la polizia filippina lo comunica direttamente agli americani, e da quel momento l'FBI inizia a indagare sull'11 settembre, su quello che dovrà essere l'11 settembre. John O'Neill era l'agente speciale che si occupava dell'antiterrorismo islamico, nel caso specifico, e quindi viene incaricato delle indagini. E lui incomincia a indagare, ma lo indaga sul serio, cioè era un vero investigatore. Per ben 6 anni lui dà la caccia a tutti quanti i terroristi e cerca di sgominare questa organizzazione dell'11 settembre. E però che succede? Che mentre lui cerca di trovare queste persone, le trova, vuole arrestarle, vuole bloccare le varie cose, piano piano incomincia a fare così, alcuni suoi colleghi, questo lo racconta O'Neill, non è che me lo sto inventando io, alcuni suoi colleghi e alcuni agenti e dirigenti e la CIA gli mettono i bastoni tra le ruote, cioè mentre una parte dell'FBI cerca di sventare l'11 settembre, c'è una parte dell'FBI e della CIA che invece fanno di tutto per cui il piano del più grande attentato terroristico della storia vada avanti. Questi 6 anni sono molto frustranti per John O'Neill, che comunque, essendo uno bravo, cioè un bravissimo investigatore, lui diventa il capo dell'antiterrorismo per quanto riguarda il settore islamico. Perché è uno bravo, però a un certo punto molla la spugna, non ce la fa più. Siamo nel 2001, lui decide a un certo punto nel 2001 di dimettersi, dice basta. Lui non sapeva ancora, cioè sapeva che era imminente l'11 settembre, non sapeva ancora che sarebbe stato l'11 settembre. E quello che non sapeva ancora era il luogo esatto, perché c'era una rosa di possibili edifici, tra cui c'era anche il World Trade Center, ma non sapeva ancora se sarebbe stato il World Trade Center o altri. E quindi lui, dopo essersi dimesso, viene assunto, essendo uno molto bravo, viene immediatamente assunto da che cosa? Dall'ufficio che si occupa della sicurezza del World Trade Center, di cui diventa il capo. Cioè lui diventa il capo della sicurezza del World Trade Center, dove si trovavano, tra cui edifici c'erano le torri gemelle, e prende servizio l'11 settembre 2001. E lui, ignaro della cosa, la mattina dell'11 settembre va al lavoro, al suo ufficio, al, credo, 95esimo piano, una cosa del genere, della Torre Nord. Nel mio libro io racconto nei dettagli come è stato organizzato, come si arriva, cioè è stata una cosa molto complessa l'organizzazione dell'11 settembre, e io quando sono fissato con questa cosa che il mondo è complesso, ma veramente un attentato del genere, cioè ridurlo a 19 tizi che non sapevano volare, che si schiantano e fanno quelle cose lì, ma anche dall'altra parte, è stato Bush a fare... è stata una cosa complessissima, che già, come ho detto, dai passaggi di denaro ci sono di mezzo un sacco di paesi e tantissimi soggetti differenti, per non parlare del resto.
per non parlare del resto. È stata una cosa molto complessa che ha coinvolto tantissimi paesi, non tutto il paese, delle persone di quei paesi, come negli Stati Uniti. Cioè non è stato gli Stati Uniti hanno fatto, no, alcuni soggetti negli Stati Uniti hanno fatto o hanno favorito, altri hanno cercato di impedire e tutti quelli che ci hanno provato sono finiti male. Perché io racconto questo, però per esempio in Zero abbiamo intervistato agenti speciali dell'FBI che raccontano come loro avessero provato in tutti i modi ad avvertire l'FBI di aver beccato terroristi, averli dicendo che li avrebbe potuti fermare questi terroristi, e l'FBI che ha fatto? Li ha mobbizzati, li ha esclusi dalle indagini. Quindi c'è stata tanta gente che ha cercato di prevenire l'11 settembre, in tanti, perché è una cosa enorme. E c'erano almeno una cinquantina, se non di più, di servizi segreti sparsi per il mondo, anche di piccoli paesi, che sapevano che sarebbe accaduto l'11 settembre. Era pieno il mondo, non noi poveri mortali, ma insomma, è un po' come per andare alle cose di oggi, no? Del Covid sapevano tutti dell'arrivo, tutti quelli che devono sapere, e non ci hanno detto nulla. L'11 settembre è la stessa cosa, lo sapevano tutti quello che devono sapere che sarebbe accaduto l'11 settembre, e non ha detto nulla a nessuno. Al-Qaeda dovrebbe essere un'organizzazione salafita. E il salafismo è una corrente molto puritana dell'Islam che suggerisce di seguire alla lettera i precetti del profeta Maometto. Quelle persone erano fondamentalisti islamici? I fatti suggerirebbero di no. Mohammed Atta non era affatto un fondamentalista islamico. Beveva sempre. Se non era vino, era birra o qualche liquore. Insomma, beveva sempre. Sempre. E poi c'era la cocaina. Montagne di cocaina. Mohammed e le persone del suo giro erano sempre ubriachi, strafatti, completamente fuori di testa. Gli identikit dei dirottatori forniti dall'FBI sono davvero bizzarri. Ad ogni identikit corrispondono più persone. Queste persone sono diverse, hanno attitudini diverse, biografie diverse, stanno in luoghi diversi, talora nello stesso momento. Si parla spesso di Mohammed Atta. Ma di quale Mohammed Atta? Forse del Mohammed Atta che viveva ad Amburgo, in Germania, controllato dai servizi segreti tedeschi? O forse si parla del Mohammed Atta che si trovava a Venice, in Florida, un importante centro dell'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, dove frequentava una piccola scuola di volo per monomotore e bimotore Cessna. Single and dual engine Cessna aircraft. E che divideva la stanza con Charlie Bass, un pilota della CIA che portava armi in Nicaragua e trafficava in cocaina per conto dell'agenzia. Di cui è il Mohammed Atta? O forse si parla del Mohammed Atta che parlò con suo padre il 12 settembre, come riferito da Newsweek in un'intervista al padre fatta al Cairo? Di cui è il Mohammed Atta? O del Mohammed Atta che allo Shackrooms Bar di Hollywood, in Florida, alternava strisce di cocaina a bicchieri di vodka e che al momento del conto avrebbe detto: lavoro per una compagnia aerea statunitense, pensate che non possa pagare il mio conto? E poi avrebbe aggiunto una bestemmia. Questo non è il comportamento di un fondamentalista islamico che sta per partecipare a una missione suicida. Prima che Atta, che risiede ad Amburgo in Germania, secondo la versione ufficiale, si trasferisca negli Stati Uniti, il suo omonimo americano in realtà visita un ufficio del Dipartimento dell'Agricoltura dove si rivolge ad una funzionaria richiedendo un prestito di $650,000. Con questo prestito lui vorrebbe affittare un piccolo aeroplano e metterci dentro un grosso serbatoio chimico. Dinanzi al rifiuto della donna di accordare il prestito,
Lui comincia a minacciarla di volerle tagliare la gola, poi le dice di essere un pilota dell'American Airlines, butta sulla sua scrivania dei fasci di banconote, chiede delle informazioni circa i sistemi di sicurezza delle Torri Gemelle, cerca persino di acquistare un poster del Pentagono che si trova sui muri dell'ufficio e soltanto dopo va via. Ecco, ci si chiede se questo è il comportamento di un membro di una cellula dormiente, non è piuttosto quello di qualcuno che stia invece cercando di farsi ricordare. Secondo la versione ufficiale, Al-Omari e Atta partono dalla Florida direzione Boston. È da lì infatti che dovranno partire due degli aerei da dirottare. Ma una volta arrivati a Boston, l'auto non si ferma, prosegue per il Maine, 300 km più a nord. È il pomeriggio del 10 settembre. Il giorno dopo i due dovranno affrontare la giornata più importante della loro vita, una giornata che non ammette ritardi. E loro cosa fanno? Una gita a pochi. Trascorrono lì la nottata e si fanno notare per i loro schiamazzi. Inoltre, pagano con carte di credito intestate a loro nome. Insomma, fanno di tutto per lasciare tracce del loro passaggio. Lasciano il Maine la mattina successiva. Lo fanno in aereo, direzione Boston, alle 6 di mattina. L'aereo che devono dirottare decolla solo mezz'ora dopo l'atterraggio del loro volo. Un tempo decisamente risibile che rischia di fare fallire tutti i loro piani. Il momento della partenza da Portland alla volta di Boston è molto importante sia per le indagini che per l'opinione pubblica. È lì infatti che viene registrato dalle telecamere dell'aeroporto il video in cui vediamo i volti di Atta e di Al-Omari. Questo video ci è stato mostrato centinaia di volte in televisione come prova dell'imbarco di due terroristi sull'aereo che stanno per dirottare. Falso. Quel video mostra i due che si imbarcano a Portland. Il nostro film, una volta uscito, divenne un po' il film simbolo anche del movimento per la vita sull'11 settembre. Ci ho incorniciata nello studio una foto bellissima che mi è stata regalata da Rodriguez e da tutto lo staff, che per ringraziarci, con una dedica, per ringraziarci sul nostro lavoro, per il nostro lavoro. Perché comunque è stato comunque scelto come film che ha aperto per un sacco di anni tutti quanti i convegni sulla verità per l'11 settembre, insomma. Quindi è stato bello. Ma considerate che una delle storie più incredibili è che il film è arrivato a un parlamentare statunitense che quando l'ha visto ha detto: non è possibile questa ricostruzione, non ci avevo pensato. È ancora più assurdo che un gruppo di italiani giovani abbiano messo insieme un film del genere. E lui ha cominciato a mettere insieme quello che poi era il nostro obiettivo politico, perché se abbiamo fatto un film del genere in realtà era perché volevamo smuovere un po' le acque e cercare di creare una commissione d'inchiesta indipendente e non governativa. E lui ha cercato di mettere insieme questa cosa qua. Questo anniversario, questo ventennale dell'11 settembre cade non solo in corrispondenza appunto di questa improvvisa uscita degli Stati Uniti dal teatro di guerra dell'Afghanistan, che in qualche modo è un'uscita che lascia anche, diciamo, un po' intravedere appunto quel castello di mezze verità, se non proprio di bugie, su quello che è stato, quelle che sono state le motivazioni che hanno portato a quella guerra, ma anche con appunto questa emergenza sanitaria su cui molte persone ormai iniziano a interrogarsi su quanto ci sia di corretto, di, diciamo, anche di eticamente sostenibile nelle scelte che sono state fatte per affrontarla e anche nel modo in cui è stata raccontata dai media. Cioè, l'altro giorno in piazza migliaia di persone a Roma, ma credo che succeda anche in altre città, urlavano verità, verità, no? E c'è un bisogno di verità che da quel giorno, da quell'11 settembre del 2001 fino ad oggi, al 2021, è cresciuto in maniera esponenziale, insomma, no?
Ecco, tu come la inquadri questa situazione, questo bisogno sempre più forte di verità e anche di risposte che abbiano, diciamo, una solidità etica a quello che succede? Ma mi piace pensare che le persone siano nel loro intimo assolutamente pacifiste, che si siano stufate di questo modello sociale basato sulla guerra, sul predominio del forte sul debole, e quindi chiedono la verità, perché la verità è la più grande arma che abbiamo, perché se ci raccontassero la verità su quei fatti probabilmente si potrebbe reinterpretare la storia in maniera diversa. E reinterpretare la storia significa in qualche modo cambiare anche modello pensante e quindi riuscire a creare finalmente una società che si basi su altri valori. Lo stiamo vedendo oggi col Covid, cioè è un'operazione il Covid, più che un, al di là della pandemia e della parte medica, tutti parlano della parte medica, che però secondo me è la meno importante di tutti dal punto di vista di tutti, cioè i vaccini. Queste sono armi di distrazione di massa, sia che sei favorevole o contrario, non ti devi occupare di queste cose. Il punto centrale è invece la gestione del dissenso, cioè quello che sta accadendo è che si sta azzerando il dissenso, si sta emarginando il dissenso, sta facendo sparire. E il Covid ovviamente ha esacerbato questa cosa, le ha estremizzate, ma oramai erano anni che... dall'11 settembre che questa cosa qui va avanti ed è diventata sempre crescente l'uso di questa parola, mannaggia chi la usa, di complottista, sempre crescente. Bisogna uscire da questo schema, via questa parola, via, anche se uno non importa, non bisogna dimenticarsela e bisogna cercare di cambiare terreno di gioco. I risultati della commissione d'inchiesta sono stati molto deludenti. Molte prove sono state ignorate. Molti testimoni non sono stati neppure chiamati a deporre. Il rapporto finale sorvola su molte, moltissime questioni chiavi. A few days before 9/11, qualche giorno prima dell'11 settembre, Mohammed Atta riceve una cospicua somma di denaro, qualcosa come $100,000, che gli vengono consegnati da un ufficiale dei servizi segreti pakistani. Lo scandalo è che la commissione sull'11 settembre del Congresso degli Stati Uniti non ha mai interrogato quell'uomo, né ha mai tentato di fare luce sulla storia di quei $100,000. Mentre tutte le altre testimonianze venivano trasmesse in TV su tutto il territorio nazionale, la mia l'hanno voluta a porte chiuse. Perché l'hanno voluta a porte chiuse? Non ha senso. Comunque ho detto loro esattamente le stesse cose che ho detto qui. Che avevamo udito delle esplosioni, che c'erano persone ustionate prima che l'edificio fosse colpito dall'aereo e che quelle persone erano vive e potevano essere interrogate. Che sorpresa quando è stato pubblicato il rapporto conclusivo. Il mio nome non compariva da nessuna parte. Non venivo proprio nominato. Non hanno mai chiamato nessuno dei testimoni che gli avevo segnalato. C'erano 17 pompieri, c'erano 22 sopravvissuti e non ne hanno chiamato mai nemmeno uno. Come padre, io ho l'obbligo di scoprire chi ha assassinato mio figlio. La commissione non mi ha dato niente. Quella della commissione non è stata una vera indagine. Ricordiamoci che l'intera famiglia Bin Laden era già su un aereo poco dopo. Sono stati prelevati da tutti gli Stati Uniti e sono stati fatti uscire dal paese alla velocità della luce, mentre il Pentagono stava ancora bruciando. Così hanno chiesto a Mueller: chi ha autorizzato quelle persone a lasciare il paese? Beh, qualcuno nel Dipartimento di Stato. Bene, può dirci chi? La sua risposta è stata: non ricordo. Non ricordo. È pieno di gente delle forze armate americane e del Pentagono che hanno raccontato le cose. Non che volevano, che le hanno raccontate.
C'è tantissima gente che hanno raccontato le cose, hanno mostrato documenti, che hanno cercato di svelare al mondo tutto quanto. Cioè, si sa tutto di queste cose qui, perché le hanno raccontate. Il problema è che queste persone le hanno raccontate, sono state emarginate, non sono state ascoltate da nessuno. Nessuno gli ha dato voce, nessuno. E quando dico nessuno, dico nessuno. E quindi se uno sa una cosa, la vuole raccontare, la racconta, ma non se lo fila nessuno, e quella persona non esiste. E faccio un esempio: quando noi siamo andati a GI0, arriviamo a Chicago, e a Chicago c'era la convention dei familiari delle vittime dell'11 settembre, quindi c'era uno stadio pieno di gente e così via. Noi abbiamo affittato per una settimana, c'era questa convention, affittiamo una camera in un hotel, perché diciamo vabbè, andiamo lì così incontriamo, perché c'era una serie di ospiti che erano utili per le nostre indagini. Allestiamo il set nella camera da letto, proprio dove c'erano i letti della cosa, e c'era un atrio. Noi avevamo una serie di interviste fissate. Finiamo la prima intervista, erano 9 di mattina, usciamo, cioè apro la porta, mi aspettavo la persona che era l'intervistato successivo che stava nell'atrio, e trovo l'atrio pieno di gente, pieno, e dico: chi sono queste persone? E si incominciano a presentare. C'erano alti ufficiali del Pentagono, dei servizi segreti, dell'aviazione americana, dei controllori di volo, c'erano testimoni, c'erano vigili del fuoco, c'era di tutto. Che avevano partecipato quindi a questa convention dei familiari delle vittime? No, che erano arrivati da tutti gli Stati Uniti. C'era uno che aveva preso un aereo da Los Angeles apposta. E perché stavano lì? Perché ci hanno detto... Noi siamo venuti, abbiamo saputo, perché c'è stata una sorta di passaparola, che c'erano degli italiani che stavano indagando sull'11 settembre senza remore, cioè senza mettere veti per nessuno, l'abbiamo saputo, e abbiamo a spese nostre attraversato gli Stati Uniti prendendo degli aerei perché finalmente qualcuno ci ascoltasse. Voi siete i primi al mondo che ci danno voce, e queste persone qui sono sparite dopo che non le abbiamo sentite. Sono sparite nel senso che nessuno le ha più raccolto le loro testimonianze. Noi siamo stati gli unici al mondo che abbiamo raccolto le loro testimonianze. Ed era gente che c'era tanta roba da raccontare, ma tanta roba. Noi potremmo scrivere un'enciclopedia sull'11 settembre, altro che non si sanno le cose, si sa tutto. Si sa tutto. Ti inviterei, ecco, a spiegare ai nostri spettatori quali sono i modi per acquistare i tuoi libri, e dove appunto... gli argomenti che abbiamo trattato durante questa intervista possono essere ulteriormente approfonditi. Allora, io in questa occasione ho fatto uscire Burning Down 9-11, che racconta come è stato organizzato l'11 settembre, e un altro libro che non parla dell'11 settembre, The ISIS Files, ma racconta come è nata Al-Qaeda. Peraltro ci tengo molto, perché la prefazione l'ha scritta prima ovviamente di morire Giulietto Chiesa. È ovviamente una cosa a cui tengo molto. Dopodiché ho messo su una specie di pacchetto, cioè c'è il film Zero, c'è il film One, che è il sequel di Zero, e poi tutti i due film fatti sull'Afghanistan, cioè Afghanistan e Blue Ghost, e il libro Missione Oppio. Tutto quanto questo pacchetto si può avere, o anche singolarmente, ciascuno di questi libri, ciascuno di questi film, come volete. E l'unico modo per averli è scrivermi un'email alla mia email personale, francofracassi1@gmail.com, francofracassi1@gmail.com. Io faccio così anche perché sto cercando, cioè questo modo bizzarro, diciamo, totalmente apparentemente antieconomico di vendere le cose, perché è complicato, lo capisco, anche per cercare di scardinare le regole del gioco. Le regole del gioco sono che tu vai su Amazon, o comunque c'hai una distribuzione libraria, che vai sui social. No, mi dovete scrivere un'email. Voglio cambiare le regole del gioco e incominciare anche attraverso la vendita dei libri. Bisogna incominciare da qualche parte, è l'unico modo per uscirne.